The assassination of Daphne Caruana Galizia came as a shock, really. I think that was the worst time of my life. There was no gray. She was either black or white. She was the public conscience, and this is why people hated her. So let's give three big cheers to our gunner, Epep! In the darkness, she stepped on a live wire that blew her up. I got a call from somebody and she said, is it true they killed her? Yes, hello? We had highlighted all the problems in Malta already. People remember where they were when they heard that Daphne was killed. Daphne has worked all morning next to Matthew in the house. She posts her latest article on her blog. There are crooks everywhere. The situation is desperate. She told me, okay, what can they do to me? Will they put a bomb in my car as well? When we talked about Daphne's death, people began to wonder if it would happen again. And now that Jan has died, it's not a matter of if it will happen again, but when, to whom, and where. There is a problem, and it has to be recognized. And the figures on impunity show a very serious problem. We do not have an international mechanism for protecting journalists. We certainly don't have one for protecting whistleblowers. We need one to protect whistleblowers in the investigations into journalists' deaths. I think this is one of the lessons we have to learn from what has happened to Jan and to Daphne. Questo omicidio ci dice molto di due cose, di che cosa è Malta oggi, del problema Malta, del caso Malta all'interno dell'Unione Europea, cioè un paese a pieno titolo ovviamente nell'Unione, ma che di fatto in una cornice di legalità formale si è costituita come sostanziale piattaforma offshore nel centro del Mediterraneo. Peraltro implementando un programma di vendita dei passaporti, di vendita della cittadinanza, che ha trasformato Malta nella porta principale di accesso all'Unione, ai mercati dell'Unione, delle diciamo così, peggiori oligarchie dell'Oriente vicino e lontano, penso al Medio Oriente, ma penso anche alla Russia di Vladimir Putin. Ci sono delle differenze fondamentali su quello che è cambiato dopo l'omicidio di Daphne Caruana Galizia a Malta, ovvero poco niente forse, e quello che invece è successo in Slovacchia dove è caduto un governo. Ma la differenza sta esattamente nella percezione del significato dell'omicidio di un giornalista. In Slovacchia evidentemente è stato evidente, chiaro, a prescindere dalle convinzioni politiche di ciascuno, che la morte di un giornalista chiamava innanzitutto, interpellava la responsabilità o l'irresponsabilità delle istituzioni che non solo non erano state in grado di proteggere la vita di quel giornalista, ma che in qualche modo si erano lasciate infettare, permeare, avevano stretto mani che non dovevano essere strette, e quindi accolto nella morte del giornalista il bene che era l'oggetto che il mestiere del giornalista ha in sé, cioè quello di assicurare, garantire la libertà di una collettività e quindi la salute e la qualità di una democrazia. A Malta è successo il contrario.